Ok ragazzi, sto facendo una intro decisamente necessaria e seguitela bene perché vi spiegherà tante cose sul video. In poche parole, questo video, come potete vedere già dalla barretta della lunghezza, sarà molto più corto rispetto al solito. E questo perché c'è solamente gara 1 di Assen. In gara 1 di Assen è successo un bug che mi ha fatto storcere il naso tantissimo, che mi ha dato proprio molto molto fastidio. Quindi ho deciso di incentrare il video completamente su questo bug. Alla fine del video vi farò delle domande e vi chiederò proprio se ha senso continuare la carriera o no, quindi rendetevi conto della gravità del bug. Ovviamente non è che smetterei di portare il gioco, ma creerei un'altra carriera, magari aspettando qualche giorno in maniera tale da avere il gioco magari più aggiornato e con questo bug si spera risolto. Quindi niente, vi lascio allo Sbinna che ha registrato il video e che ancora era all'ignaro di ciò che sarebbe andato poi a succedere. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qua su Superbike 2022. Quest'oggi terzo episodio della nostra carriera. Purtroppo vi spoilerò già che non ho fatto il casco perché non ho idee, ma cercherò di farlo prossimamente. Ad Assen. Prima di tutto ci tengo a chiedervi scusa per i disagi per quanto riguarda l'uscita del primo video, del primo episodio. L'avevo già caricato, l'ho dovuto rieliminare e in più nel frangente qui sulle Marche si è abbattuta una fortissima tempesta, diciamo una fortissima acquazione, davvero una roba incredibile, vi basta guardare il TG per saperlo. Il mio comune, il mio paese è stato uno dei più colpiti in tutte le Marche, quindi rendetevi conto, è andata via la corrente, prendeva proprio il 4G, si staccava, è successo di tutto. Questa serie, sinceramente, fino ad ora è stata funestata tra copyright e problemi esterni. E infatti, come potete ben sentire, non c'è la musichetta di sottofondo del gioco, ma ce n'ho messa una io, perché non voglio rischiare di prendermi altri strike. Anche se in realtà non mi hanno dato gli strike, è una cosa un po' strana, ma non potevo rendere visibile quel video per tanto, non potevo monetizzarlo, quindi ho deciso direttamente di ricaricarlo. Siamo appunto ad Assen. Ragazzi, e pole position. La cosa bella è che ho fatto un giro bruttissimo. Stiamo parlando di lunghi ad ogni curva. Frenavo prima o frenavo troppo tardi. Unico giro e ho fatto la pole. Sicuramente in gara 1 non andremo probabilmente a vincere. Quindi per ora tengo la difficoltà così come è. Ora, in questo episodio faremo gara 1, Super Pole e gara 2. Quindi sì, ci sarà un bel po' di roba da fare. Penso che già da Portimão faremo anzi, da Estoril faremo in una gara, in un video qualifiche gara 1 e nell'altra Super Pole Race e gara 2. Penso che faremo così. Vedrò comunque. In ogni caso, partiamo dalla pole, cerchiamo di fare un buon risultato. Abbiamo dato tipo 3 decimi al secondo, non mi ricordo se l'ho già detto. In classifica siamo attualmente in P4 dopo aver fatto 3 gare, le prime 3 del primo round, ottenendo un'ottava posizione e un doppio terzo posto. E quindi cercheremo sicuramente, qua ci sono i risultati dello scorso round, di bissare di nuovo magari un ottimo risultato. Prima di cominciare con il video vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale perché il massimo supporto che potete darmi per voi è completamente gratuito, non vi costa niente quindi e soprattutto non vi richiede neanche sforzo e invece per me è un supporto incredibile. Quindi mi raccomando se volete iscrivervi al canale. Vi invito anche a lasciare mi piace per darmi un feedback sul vostro gradimento per questa serie e a seguirmi su Instagram, trovate il link in descrizione, l'username a schermo oppure vi basta cercare Sbinna con uno al posto della I. Lì pubblico tantissimi contenuti, sia inerente a quello che faccio qua su YouTube, sia degli off topic. Quindi mi raccomando, seguitemi anche lì. E detto questo, ci vediamo direttamente in griglia. Eccoci, pole position con la nostra Kawasaki del team Puccetti. Cerchiamo ovviamente subito di fare una buona partenza, di fare una buona gara anche qua. Prima dentro, gas a martello. E andiamo, ragazzi. Vediamo cosa riusciamo a fare. Voglio esagerare ovviamente. Allora, comunque, ci tengo a dire un po' più in là, avendo provato il gioco un altro po', che in scalata la moto reagisce molto similarmente, stavo per stendermi lì a Ride 4, nel senso che proprio la fase di scalata è molto simile a Ride. Attenzione qua, li sverniciamo tutti. Oddio, 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 oddio. Fermi, ritorniamo in pista. Ragazzi, ribadisco, qualche problemino ancora di feeling ce l'ho.
più che altro faccio fatica a capire certi punti di frenata, anche perché poi la moto parte tanto e il freno posteriore è molto simile al ride. C'è da dire che sicuramente una parte della guidabilità di queste super sportive è stata ripresa proprio da ride, visto che appunto era il gioco dove precedentemente queste superbike erano. In realtà ci sono tuttora, ovviamente non proprio le superbike ufficiali, ma insomma c'erano questi modelli qua di moto, e di conseguenza di fatto la guida comunque cambia un po', ma non in maniera paradossale. Io penso che voi avete visto quanta fatica ho fatto qua, vado tutto dritto addirittura, ritorno in pista quarto, una fatica assurda davvero nel fermare la moto nelle curve più strette. Tampono Razgatioglu qua completamente involontariamente, sto cercando di diciamo ritrovare il miglior feeling possibile. Solo che qual è il problema? Come potete vedere, io inizio a frenare quando mi dice la traiettoria, ma poi la traiettoria continua a dirmi di frenare forte, anche se io sto già frenando forte, quindi ecco, è un po' un problema. Comunque adesso ecco qua sul dritto, anche questo non è un punto dove mi piace troppo passare, preferisco prendermelo un po' più con calma per poi avvicinarmi qua, prendere il cordolo e quindi vanificare tutto quello che ho fatto fino ad ora. Perfetto, adesso a parte gli scherzi, avanti, avanti tutta ragazzi, mentre lì non si poteva passare, era completamente impossibile farlo, ma teniamo la calma un attimo perché qua potrebbe già essere più fattibile. Allora, questa è un'altra parte semi dritta, e il che ci potrebbe permettere sicuramente di sfruttare la nostra superiorità sul rettilineo, e lo facciamo, la sfruttiamo passando Jonathan Rea. Io direi che comunque già per gara 2 e per la Super Pole Race potremmo benissimo alzare la difficoltà. L'ho tenuta al 90% ragazzi, perché come mi pare di averlo detto prima, spero, non ero sicuro della nostra forza in gara, e quindi ho deciso di non aumentare la difficoltà, ma visto che siamo forti anche qua la porteremo nella Super Pole Race al 95, e poi vediamo se riportarla già subito al 100, visto che ecco con una Kawasaki clienti non mi aspettavo sicuramente di fare questo risultato qua. Non che mi dispiaccia, per carità, però per una questione di realismo, ecco. In ogni caso stiamo continuando, gara per ora molto bella, qualche errore da parte nostro, ma adesso giro per giro, curva per curva, miglioriamo. Ultimo giro sempre più vicino, noi siamo riusciti in questo giro e mezzo che vi ho completamente tagliato un po' a riprendere Bautista. Ho deciso di tagliarlo del tutto in maniera tale da permettermi di concentrarmi completamente, esclusivamente sulla gara, e per ora si sta rivelando una scelta non azzeccata di più, perché come potete benissimo vedere l'abbiamo ripreso Bautista di fatto. Io sto facendo un po' di fatica, ma come ho detto prima, ogni curva capisco meglio la moto, mi rendo conto meglio del limite e riesco anche a magari inserirla meglio. I risultati per ora non sembrano più buggati, quindi forse già si potrebbe essere sistemato qualcosa il giorno, perché io sto registrando questo video il 16 settembre. Voi, salvo imprevisti assurdi, lo dovreste vedere il 17 settembre, e quindi comunque potrebbe magari già essere uscito qualcosa di correttivo dopo il day one, magari non tanto pesante da richiedere una patch addirittura, visto che non ci sono stati aggiornamenti, però potrebbero aver fissato qualcosina, non so se sia possibile, non sono un intenditore di informatica, ecco. In ogni caso ragazzi, sta per finire quella che è attualmente gara 1, non so in realtà perché l'ho detto, ma in alto a sinistra segna che noi siamo primi e che Bautista è secondo. Adesso spero che non ci diano la vittoria così, perché davvero sarebbe raccapricciante. Abbiamo fatto secondi ed è giusto, ma come quinti? Ci ha segnato Aslan primo. Cosa? Aslan primo, Bautista nono? No, fermi. Fermi. Come quinti? Che poi c'era il distacco in negativo. No, fermi un attimo, fermi. Fermi tutti quanti. Noi abbiamo fatto secondi, non quinti. Fermi tutti quanti. Gara 1, quinta posizione.
Abbiamo fatto secondi, non avevo penalità, ragazzi. Ma... No, non è possibile. No, non è possibile. Io, ragazzi, questo video lo concludo qua. Lo concludo qua perché chiedo a voi. Che cosa dobbiamo fare? Siamo arrivati secondi. Siamo stati retrocessi a quinti. Non va bene. Non va bene, non avevo penalità, l'avete visto tutti. Non ho preso neanche un avvertimento. Bautista, che era davanti a noi, è finito nono. Così non va bene, così non ci sto. Così non va bene. Quindi, ragazzi, io dico a voi, chiedo a voi, che cosa facciamo? Perché io sono seriamente tentato da ricominciare la carriera da capo. Così almeno capiremo meglio, potremo anche già prendere un'altra moto, potremo insomma renderci conto meglio di cosa fare, visto che conosciamo già un po' la Kawasaki, visto che conosciamo già le piste, visto che abbiamo già capito qualcosa del gioco e sperando che sia aggiornato. Io il video lo chiudo qua, spero che questo video giri. Spero che il video giri per dimostrare, per mostrare anzi, quello che è successo. Questo bug è un problema, è un grandissimo problema. E non va bene. Non posso essere retrocesso a quinta posizione dopo che ho finito secondo, distanziando quelli dietro. Non ci sto, non mi sta bene. Spero che il titolo che sceglierò per questo video sarà abbastanza accattivante e permetterà a tantissime persone di aprirlo. Questo è un problema, arrivano notifiche sul telefono, tanto per cambiare. Io vi ringrazio per la visione, vi chiedo scusa se il video è un pochino più corto, ma devo decidere se continuare questa carriera oppure se ricrearla da capo, quindi non avrebbe senso finire tutto qua, continuarla così. Preferisco, tanto vale farvi un video, una parte 2, solamente con Super Pole e gara 2. Vedremo, vi ringrazio già per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram e lasciarmi piace per darmi un grande supporto, come ho detto all'inizio. Commentate qua sotto, ditemi se a voi è successa roba simile. No, non ci sto, ragazzi. Adesso contatterò tra l'altro anche la Milestone e vediamo quello che succederà. Ciao a tutti.